immagini che siano artisti incredibili, chissà cosa faranno, in realtà vivono esattamente come noi, ma dov'è la loro diversità? Nel genio, nel guizzo, nell'imprevedibilità. È uno spettacolo che ho scritto apposta per la data di stasera in Piazza Grande, si chiama Sette Maestri d'Italia più uno. Sono 8 storie di personaggi molto belli, qualcuno c'è ancora, qualcuno se n'è andato, che ho conosciuto, o li ho intervistati o sono diventato addirittura loro amico. Ci sarà Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivano Fossati, ci sarà lo sport con Arrigo Sacchi e Marco Simoncelli, il giornalismo con Edmondo Berselli, ci sarà uno straniero, Roger Waters, ci saranno delle belle storie da raccontare. 2 settimane fa c'è stato Modena Park, Vasco Rossi. Una volta, 20 anni fa, Eddie fece un ritratto di Vasco Rossi e a un certo punto lo descrisse così: sulle assi del palcoscenico si muove come un tacchinone, saltando qua e là con balzi che il peso rende magnificamente goffi. E quando si avvicina la chitarra solista, mimando con audacia il riff spalla a spalla con il chitarrista, sembra il ritratto dell'ex giovane che si è lasciato un po' troppo andare. E tu lo vedi. È esattamente questo Vasco Rossi. Hai detto un nome, Ivano Fossati. Beh, hai citato uno dei miei preferiti, io ho scritto anche un libro con lui 11 anni fa e degli 8 personaggi è quello che ho conosciuto meglio e lo sento ancora. Nello spettacolo insisterò proprio su questa sua capacità di cambiare, perché partirò dai suoi esordi facendo Yesael, quando era praticamente irriconoscibile, poi racconterò una canzone che noi tutti conosciamo ma che lui non ama, che è La mia banda sono il rock, e poi farò vedere cosa è diventato Ivano Fossati partendo da Yesael e La mia banda sono il rock. Grazie.